Siamo insieme a Edoardo Zaccarelli, difensore del Volpiano, perché insomma abbiamo scherzato sul fatto che si voleva alzare la Coppa UEFA, e oggi comunque una bellissima giornata per Volpiano, sia per questo evento della Coppa della Europa League, sia anche per la vittoria della Juniores nella finale regionale. Beh, sicuramente per lo sport quando ci sono queste manifestazioni qua è sempre bello, poi è bello vedere appunto i bambini con fare le foto che seguono questo bellissimo sport, per il comune di Volpiano ma anche per la società, sono manifestazioni importanti. In più viene una giornata particolare perché prima ero a vedere la partita della Juniors dove i nostri ragazzi hanno vinto 1-0, hanno vinto anche loro il campionato, quindi un'annata così è da incorniciare, ecco, perché con la prima squadra abbiamo ottenuto un risultato fantastico. Ed è giusto che anche i giovani che ci hanno aiutato in prima squadra abbiano vinto anche loro il campionato, perché se lo meritavano dal primo all'ultimo, sia quelli venuti in prima squadra che quelli che hanno dato soltanto una mano anche con la panchina o con qualche allenamento, che hanno contribuito a finire questa stagione importantissima. Ecco. Sì, davvero una stagione eccezionale per quello che vi riguarda, sotto tutti i punti di vista, non solo voi, la Juniors, anche il settore giovanile, però per voi in realtà non è ancora proprio del tutto finita, insomma la promozione all'eccellenza c'è stata e ci mancherebbe, adesso però vi aspetta il titolo regionale. Sì, sicuramente l'obiettivo principale appunto era quello di vincere il campionato per salire in eccellenza, ecco, il primo obiettivo è stato raggiunto, adesso rimane questo torneino, queste semifinali finale per vincere il titolo regionale di promozione, dove per la squadra che siamo noi di sicuro non regaleremo nulla, ecco, nel senso che fin dall'inizio, dal primo di settembre, 14 agosto quando abbiamo iniziato, noi siamo scesi sempre in campo per vincere tutte le partite, ecco, tant'è che anche queste due partite che ci restano noi le affronteremo per vincere, perché siamo un gruppo che fin dall'inizio abbiamo sempre cercato di vincere, siamo abituati a vincere, e scendere senza motivazioni non riusciamo, ecco. Ecco, come si trovano le motivazioni per questa finale? Le motivazioni si trovano da sole, ecco, perché secondo me chi fa questo sport le motivazioni le ha dentro. Io non conosco nessun giocatore che scende in campo che non ha voglia di vincere, ecco, perché se no alzo il braccio e me ne resto in tribuna oppure smetto, ecco. Le motivazioni vengono dentro perché questo sport si è obbligato, una selezione naturale, ecco, vince il più forte, ecco, sotto tutti gli aspetti, sia fisici, mentali, caratteriali e tecnici, ecco, e quindi le motivazioni ti vengono da dentro, e comunque vinci un ulteriore titolo dove negli anni rimarrà sempre nella tua piccola carriera, quella che è la nostra piccola carriera, sempre un piccolo titolo all'interno del nostro album personale, ecco.